e per riformare il sistema di formazione e reclutamento docenti. Noi dobbiamo ringraziare tutti i docenti con cui abbiamo collaborato in questo percorso ampiamente partecipato che è durato quasi 2 anni. Loro stessi ci hanno aiutato a stendere la nostra proposta, che è totalmente differente da quella governativa, che noi non condividiamo assolutamente, che secondo noi va a ledere diritti fondamentali dei lavoratori. Noi proponiamo un piano di assunzioni quinquennali, quindi in un periodo transitorio dal 2015 al 2020 proponiamo di procedere alle assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili di tutti i precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento e in subordine di tutti i precari attualmente presenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Come vogliamo farlo? Vogliamo farlo attuando l'organico funzionale sicuramente, ma anche rivedendo il numero degli allievi per classe e incentivando anche il part-time per coloro che hanno più di 30 anni di servizio, quindi un'anzianità di servizio rilevante. Noi vogliamo appunto assorbire il precariato, ma vogliamo in questo periodo transitorio anche garantire il doppio canale, quindi contemporaneamente allo scorrimento delle graduatorie saranno indetti dei concorsi regolari biennali a cui potranno partecipare non soltanto gli abilitati, ma anche coloro che sono in terza fascia delle graduatorie d'istituto e hanno maturato il requisito delle 3 annualità di servizio, così come ci dice anche la sentenza del 26 novembre scorso della Corte di Giustizia europea. E noi trasformiamo le graduatorie ad esaurimento in graduatorie ad esaurimento su base regionale, con la possibilità di scegliere una sola regione e di essere poi assunti su tutte le province della stessa regione. Per quanto riguarda invece le graduatorie, la seconda fascia delle graduatorie di istituto, noi la trasformiamo in una graduatoria provinciale, superando così anche il limite delle 20 scuole che è attualmente vigente. L'assunzione poi dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, che per noi diventano graduatorie provinciali, sarà subordinata ad un anno di prova che noi abbiamo leggermente riformato e che assumerà valore concorsuale. Che dire, poi dal 2020 ci sarà un nuovo sistema di reclutamento, un nuovo sistema che prevederà un concorso annuale basato sul fabbisogno e aperto a tutti i laureati quinquennali, in seguito al quale si seguirà un percorso di un anno, un tirocinio e quindi una formazione prettamente incentrata sugli aspetti didattici della professione e in seguito una prova finale che darà diritto all'immissione in ruolo tassativamente entro 3 anni. Abbiamo anche inserito, seguendo quanto ci dice l'Europa, la multa per lo Stato e il risarcimento per il docente qualora questo non avvenisse entro 3 anni. Noi aspettiamo i decreti del governo, ma nel frattempo andiamo dalla Giannini a darle la nostra proposta.